Esatto, parliamo di smart working. Guarda, è talmente attuale che io mi sono adeguato e come vedi, state vedendo che c'è uno sfondo diverso, no? Assolutamente, non eravamo abituati a vederti sempre o in aula o diciamo in ambienti più aziendali e oggi bene, vediamo un po' di verde dietro, vediamo un po' di cose carine, insomma, dai. Quindi stai smart workando anche te. Sto smart workando anch'io. Benissimo, sì. Enrico Manchi come si trova con lo smart working? Sincero con i nostri telespettatori, con i nostri ma sai come sempre malissimo. Come mai, Enrico? Ma poi magari vi spiego il perché malissimo, probabilmente c'ha tutte le sue interpretazioni, però io personalmente male, ma prima di dirvi perché male vorrei dirvi come mai male, perché sapete che alla scuola di Palo Alto cerchiamo sempre di capire il perché delle situazioni. Io però dividerei questa mezz'oretta in tre passaggi, no? Uno sui pro e contro dello smart working e devi sapere, Marco, che lo smart working oggigiorno ha una sigla che non risale a questi momenti, risale addirittura all'inizio degli anni 70 ed è la famosa sigla WFH, che vuol dire working from home. Che adesso, giusto per quello che sta succedendo, l'hanno tradotta. Sai che gli americani sono sempre molto bravi a dare questi acronimi, puoi usare questi acronimi, no? Adesso la sigla che va un po' per la maggiore si chiama WFA, che fondamentalmente vuol dire Work From Anywhere. Cioè, l'azienda ha cominciato a essere un po' interessata, e vedremo il perché durante questa chiacchierata, a questa sensazione di lavorare da qualunque posto, ok? Nel senso che lavorare da casa è un po' riduttivo ed è una cosa che adesso ci troviamo a fare perché in qualche modo siamo obbligati, più o meno, certo. Più o meno, però siamo obbligati. Ma il concetto invece dal punto di vista aziendale, che è work from anywhere, ha delle conseguenze molto, ma molto interessanti per l'azienda e che forse non tutti noi in Italia ce ne siamo resi conto. Allora, cominciamo per parte. Certo. Sboloniamo subito una cosa. Noi abbiamo fatto alla scuola di Palo Alto un paio di interventi sullo smart working dove abbiamo detto che lo smart doveva essere il lavoro da casa doveva essere soddisfacente per tutte e due le parti, no? Cioè io mi devo sentire soddisfatto e anche l'azienda si deve sentire soddisfatta. Parliamo sempre, Marco, del concetto di smart working dopo la pandemia, certo. Non durante la pandemia, perché durante la pandemia è un obbligo, cioè nel senso siamo a casa perché dobbiamo stare a casa, non perché vogliamo stare a casa, va bene? Non tutti almeno. Allora, parliamo di questo smart working del dopo pandemia, che grazie a Dio adesso probabilmente abbiamo sentito tutti la notizia del vaccino, per cui prima o poi questa cosa finisce, e le aziende però si saranno rese conto di alcune cose molto interessanti su questo concetto di far lavorare le persone da ovunque. Ecco, io mi concentrerei sul fatto di farle lavorare da ovunque, perché non necessariamente devi essere a casa. Questo poi vediamo magari ritocchiamo esattamente che cosa vuol dire. Ci sono i working space sharing, c'è molto altro che si può fare che non è solo da casa. Il concetto per cui deve essere soddisfacente, deve soddisfare entrambe le parti. In qualche modo gli obiettivi dello smart working devono essere facilmente misurabili, perché siccome io e te non ci stiamo vedendo continuamente, non è che ti posso chiedere come quando noi siamo in ufficio, Marco, scendo un momento, dai, vieni su un momento, come va? E tu mi dici, guarda, va bene, c'ho un problema, oppure va meglio di come andava. No, dobbiamo vederci su Zoom, dobbiamo mandarci un WhatsApp, il WhatsApp, insomma, è un po' più complicato e questo vedremo che è uno dei problemi. Per cui deve essere misurabile, se no io non so come va. Quando io dico le cose sono sempre delle due parti, no? Deve essere misurabile sia per me che sto a casa e sia per l'azienda che in qualche modo mi sta misurando. Assolutamente. Ok. Dopodiché
non so come esprimere la A perché è una cosa come accommodating. Lo smart working deve essere comodo. Però è un comodo, il comodo della casa è diverso dal comodo aziendale, cioè il comodo aziendale vuol dire che io devo avere il comodo aziendale molto legato a tutte le strutture tecnologiche che ho a disposizione, tutti gli strumenti, tutto il fatto di essere in ufficio con i miei colleghi e così via. Il comodo a casa deve essere, è una parola molto delicata, perché come ci hanno fatto sapere sia me che a te, Marco, anche tu magari dai le tue esperienze, non tutti hanno le case molto grandi, Certo. anzi, chi vive proprio in città perché ha fatto la scelta di vivere in downtown per stare più vicino al lavoro o perché magari ha delle case piccoline e alcune non sono adatte a lavorare, per cui questa comodità molte volte si trasforma veramente in una, va bene, io però devo lavorare dove? Ti garantisco che in questi 6-7 mesi abbiamo visto persone connesse da ovunque, Assolutamente. cucina, una volta qualcuno dal bagno, chiedendo scusa, scusate, sono al bagno perché è l'unico posto in cui entra il terzo problema, che è il problema della tecnologia, no? Nel senso, devo avere la tecnologia. E poi c'è la R di smart, che deve essere estremamente responsabilizzante, responsabilizzato. E responsabile in qualche modo. Perché? Perché sono a casa da solo, tra virgolette, oppure sono a casa con tutta la famiglia, per cui la responsabilità acquisisce tutta un'altra dimensione, no? Io non metto in dubbio che 100% delle persone siano responsabili, però è vero? Cioè, è vero? E questo mi porta alla ultima lettera che è responsabile e deve essere T. Su questo si stanno aprendo due grandi fronti, sia negli Stati Uniti, che come sempre sappiamo è un po' il mondo del management che si muove molto, che scrive, che dice anche le cose un po' come sono. E i due fronti sono i seguenti. E state attenti perché poi probabilmente i nostri ascoltatori si dividono anche loro, no? La T dello smart diventa tracciabilità, cioè io devo tracciare che tu sei online, devo tracciare che tu stai lavorando, per cui cosa faccio? Questa è. E allora qui ci sono proprio due grandi rami, no? Ci sono quelli che pensano che assolutamente no, ci mancherebbe altro, l'azienda non deve tracciare quello che faccio, quelli che invece pensano perché no, l'azienda ha, tra virgolette, il diritto, il dovere quasi di tracciarmi. Ripeto, non ho la risposta che è giusta, anzi, mi butto un po' in là, siccome io leggo molto, in questo momento stanno facendo degli esperimenti e sembra che la tracciabilità non influisca sulla performance. Cioè, nel senso, se io ti tra c'ho un modo di tracciare come fai tu la performance. Il fatto che io ti tracci non migliora e non peggiora la performance che avevi. Hanno fatto naturalmente esperimenti con i gruppi di controllo e così via, chi era tracciato, chi non era tracciato, e alcune aziende anche molto molto grosse hanno deciso che tracciare non mi porta nessun aumento di performance, che poi alla fine sono i famosi KPI di cui io dovrei essere interessato, no? Perciò questo concetto è una riflessione, come molte di quelle che noi chiediamo qui quando facciamo disruptive thinking, no? Noi chiediamo, fate una riflessione. Come e cosa deve fare l'azienda per far sì che ci si lavori meglio? È un valore aggiunto? Non lo è? Vediamo un momentino. Allora, se tocchiamo il concetto di work from anywhere, dal punto di vista, adesso ci mettiamo il cappello dell'azienda, qualunque azienda, azienda proprio nel corporate, anche direi che più grande è, più facile capire questo concetto, però anche nelle medie aziende italiane si può. Il concetto è che se io costruisco dei protocolli dove davvero le mie persone possono lavorare da ovunque si trovino, potrei aver risolto molti problemi, cioè nel senso, oppure molte sfide.
e alcune di queste sono, per esempio, io ho un'azienda, noi abbiamo un'azienda clienti in questo momento che stiamo lavorando per vedere se alcuni manager vengono a far parte dell'azienda, insomma, vengono assunti o no, e uno dei problemi, detto proprio così linearmente, è che alcuni dei manager che sono adatti, che sono fra virgolette stati scelti, non vivono nella città dove l'azienda c'ha ora, no? Certo. L'azienda dice, sì sì Marco, va bene, ma devi venire a lavorare a Milano. Marco dice, no, io però a Milano, io vivo a Bologna o vivo a Firenze. E no, e allora cosa fa l'azienda? Perché siccome tu sei un talento, io ti dico, no, però facciamo una cosa, devi venire solo 3 giorni alla settimana, no? E allora questo concetto è sì, però 3 giorni alla settimana, insomma, è da prendere in considerazione. Nel momento in cui un'azienda stabilisce dei protocolli molto chiari e possibili nel ruolo in cui ti prendo, tu puoi rimanere dove sei. Ora, allarghiamo un po' le vedute, perché qui abbiamo parlato da Milano a Bologna o a Firenze, e tu dici, vabbè, tutto sommato, prendo il treno. Però allarghiamo le vedute. Immaginate di essere un'azienda italiana che ha bisogno, che ne so, di una certa competenza che si trova difficilmente in Italia, perché purtroppo in Italia siamo scarsi in alcune competenze, purtroppo, e invece in altri paesi del mondo li trovo a bizzeffe. Posso fare un esempio banale, ingegnere di software indiano, di primissimo livello, io però lo devo far venire qua. Se l'azienda comincia ad avere dei protocolli di WFA, per cui di Work From Anywhere, corretti, fatti bene, tu Marco Muti, indiano che vive a Nuova Delhi, tu dici, va bene, ma sai cosa? Io ti assumo uguale. Io ti assumo. Fantastico. E non e tu non devi venire qua, se non per contratto, 3-4 volte l'anno in cui io ti pago, ti faccio le cose, però tu rimani lì. Allora sì, questo Work From Anywhere comincia ad acquisire una forza per alcune corporate devastante, perché le persone cominciano a dire, l'azienda comincia a dire, non ho più il problema degli expat, non ho più il problema dell'immigration, non ho più il problema dei documenti, non ho più una certa quantità di problemi logistici, puramente logistici. Allora, certo. Questa cosa in questo momento è allo studio. Voglio fare un po' il provocatore, Enrico. Sì. È vero, è assolutamente vero quello che dici, ed è bellissimo se ci pensiamo, perché possiamo essere in contatto con tante culture diverse, possiamo essere in contatto e lavorare anche magari potenzialmente per aziende molto diverse, geolocalizzate in continenti diversi, no? Ci potrebbe essere un rischio della lontananza dal centro decisionale? C'è un rischio enorme, queste sono le cose belle, detto. Poi sai che a me piace mettere il positivo prima, no? Ok, adesso poi vi dico esattamente quali sono i rischi che andiamo incontro. Hai assolutamente ragione, ci sono tanti rischi, e forse è anche perché fino adesso che c'è stato un obbligo di cominciare a pensare veramente in questo senso, le aziende non è che l'abbiano fatto poi così di gran voglia, ecco. Ci sono pochissime aziende che veramente utilizzano questo Work From Anywhere in modo performante, non sono tanti. Ora andiamo a fare un addressing, per cui andiamo a vedere un po' quali sono i concerns, quali sono i dubbi o le preoccupazioni corrette. Allora vediamo, e questo vale anche senza andare fino in India, vale anche a essere da qui a casa tua. Da Milano a Pavia. Da Milano a Pavia, da Milano a Pavia. Non è che siamo lontani, però esistono. Allora, cominciamo dall'inizio. Il primo blocco di problemi si chiama comunicazione, brainstorming e problem solving. Ok? E non bisogna essere, è inutile che noi ce la tiriamo da grandi esperti, da grandi consulenti. Non è difficile capirlo, signori. La comunicazione, se non è spalla a spalla, se non è il famoso brainstorming, è in qualche modo il famoso problem solving, quello che noi chiamiamo il problem solving spicciolo, non il problem solving strategico,
che ha bisogno di riunioni, ma il problem solving spicciolo, se noi non siamo fisicamente vicini, questo comporta un aumento della difficoltà, perché se io devo parlare con te, noi cosa facciamo? Siamo uno sopra uno sotto, Marco vieni su, ascolta cosa hai fatto, la comunicazione è molto veloce, soprattutto con team affiatati, cioè soprattutto con team che non hanno bisogno di grande. Immaginati quando i team non sono affiatati, che non so benissimo di come, quanto, poi magari alla fine ricordami di farmi una domanda sulla leadership, perché il grosso problema di questa cosa virtual è proprio il concetto della leadership, no? Cioè il leader, il team leader, e vedrai che nell'anno prossimo, ed è una cosa che, di cui noi ci occupiamo attualmente e Marco fa parte di una task force importante, le aziende cominceranno a voler approcciare finalmente ai famosi team Scrum di Agile. Perché? Perché i team Scrum di Agile non hanno bisogno di un leader. E in qualche modo, quando tu sei online, se per caso il leader non c'è o cosa del genere, allora i team agile in teoria dovrebbero lavorare un po' meglio, però deve passare tanta acqua sotto il ponte per poter lavorare bene. Allora, il primo blocco di piccole problematiche è proprio comunicazione, brainstorming, perché il brainstorming, come tu sai, come li facciamo anche noi, ha proprio bisogno della presenza, bisogno di essere lì, di vederti in faccia quando tu dai le idee. Sennò diventa un processo estremamente freddo, estremamente gelido. E poi il problem solving. Ma non finisce lì. Forse il problema più grosso che abbiamo si chiama knowledge sharing in inglese. Traduciamolo, si chiama condivisione delle conoscenze. Via. Conoscenze, giusto? Allora, i talenti che abbiamo in azienda, gli esperti che abbiamo in azienda, che abbiamo sviluppato le direzioni di risorse umane di sviluppo aziendale hanno sviluppato per anni questo knowledge sharing, questi posti dove poter, i think tank, il fatto che c'è, vai lì, tutto ad un tratto ognuno a casa sua, e questo knowledge sharing diventa centrale in moltissime strategie, soprattutto quando le strategie devono essere innovatrici, cioè quando io devo fare una strategia di innovazione, io ho bisogno di prendere a spizzichi e bocconi il meglio di knowledge sharing di tutti quelli che fanno parte del team per poter mettere in atto una cosa. Non è che non si possa fare online, ma è logico che diventa molto più complesso. Diventa più complesso, diventa un pochino più... Perciò, cosa deve fare l'azienda? E noi lo stiamo facendo alcune consulenze in questo riguardo. Cosa deve fare l'azienda? Deve simulare momenti di knowledge sharing online random. Cioè, come dire, ci sono alcune aziende che stanno creando, che hanno incaricato un'intelligenza artificiale che crea dei gruppi di lavoro randomizzati in cui tutti si riuniscono a prendere il caffè online, perché a livello corporate si è capito che il momento del caffè, passatemi il termine, non è che adesso tutti andiamo, hai visto che dovevo prendere il caffè la qua, ma il momento del caffè, che è quel momento in cui e noi a Palo Alto ne siamo, cioè noi prendiamo tanti caffè, ma non è che quando andiamo al caffè, facciamo tanto sharing, la faccia dei scelti. Assolutamente. No. Cioè, la gente dice, ma voi non fate mai riunioni? No, noi le riunioni le facciamo. Cavolo. Ma nessuno ha detto che la riunione deve essere nella sala, riunione strutturata, qualcosa. Noi ci letteralmente prendiamo il caffè al bar, ma prendendo il caffè al bar, Marco certo. Mi racconta cosa sta succedendo, io gli sto dicendo che cosa facciamo, e siccome siamo veloci, siamo affiatati, le cose succedono. Allora, esiste un'azienda sempre di stampo anglosassone, che ha creato questa intelligenza artificiale che mantiene i team coinvolti anche in situazioni, quelle che io chiamo extra ufficio, no? Tipo, questo è l'altro vero problema.
è vero che al caffè si parla di lavoro, ma si parla anche di come ti è andato l'ultimo triathlon, come fai ad allenarti, Marco è atleta, come fai ad allenarti, come vado io, c'è freddo fuori, hanno cominciato i bambini, cioè c'è tutta questa cosa che fa parte dell'essere umano, che fa parte della crescita dell'essere umano, che in uno smart working pesante, pesante vuol dire complesso, mantenuto durante il tempo, è un problema. È un problema, ed è un problema, ed è un problema condiviso anche a livello neuroscientifico. L'ultimo concetto, che però va a ripetersi poi, c'è un concetto di allora, due problemi. Uno è per anni che le aziende hanno investito tanto sulla brand image, sulla vision, sulla mission dell'azienda, sul condividere i valori e così via. Ora, ci stiamo domandando la seguente cosa. Se voi lavorate per la vostra azienda da una vita, il fatto di lavorare da casa non vi allontana dalla vision, della mission dell'azienda, perché probabilmente l'avete già respirata, l'avete già fatta vostra. Ma se voi assumete qualcuno di nuovo che entra a far parte dell'azienda, e perché siamo tutti in smart working, non riesce a respirare quello che è la vision aziendale, la mission aziendale, il comportamento aziendale, il comportamento adeguato in azienda, quello che noi vogliamo, è molto difficile che io poi riesca ad assorbirlo. È molto difficile che io sviluppi delle amicizie, delle camaraderie, come si dice, no? È molto difficile. Ma soprattutto mi manca una cosa che è diventata anche di grande moda negli ultimi anni in termini di management, mi manca un po' di mentoring. Cioè mi manca un po' di, ok, il mio capo potrebbe essere il mio capo, ma potrei avere anche un grande rispetto per il mio capo, per cui è anche colui che mi insegna, o colei che mi insegna, è anche lei che mi dice, insomma, c'è questo mentoring che se siamo porta a porta, 5 minuti per te, probabilmente il capo li trova sempre. Se certo. Siamo solo Zoom online, è un grave problema, oppure è un challenge importante, certo. Perché come dicevo qualche minuto fa, i leader faranno fatica ad esprimersi in termini proprio psicometrici della loro attitudine online, solo online, perché Marco, non è inutile che ci prendiamo in giro, le personalità importanti, le personalità che trascinano, le personalità di cui tutti i libri hanno parlato per diventare un leader, se mi metti solo davanti a una telecamera non è poi colpa del leader, insomma, posso anche fare tanta fatica. Assolutamente. Guarda, venerdì scorso ho dato un corso, abbiamo fatto un intervento, non erano in tanti, erano una quarantina, 40-50, non erano in tanti perché ti dico i 2 giorni prima c'erano 300 attaccati, però una quarantina. E io ho cominciato a parlare e immediatamente hanno cominciato a scrivere sulla chat, non si sente, non sento, la voce è spezzettata. Allora, immaginate che io non sia il trainer di turno, il consulente di turno, ma che io sia il leader, giusto? Certo. Io sia il leader del team. E io comincio a parlare al mio team perché devo dirgli come la strategia, cosa sta andando, cosa stiamo facendo, non so cosa, e tu mi... diventi matto. Un po' un problema. È certo che è un problema. Giusto? Assolutamente. Allora, riduciamo tutto, perché è passata velocissimo questa mezz'ora, riduciamo tutto a... si può fare smart working? Io non lo chiamerei più smart working. Tanto per cominciare li cambierei proprio nome, perché i nomi poi contano. Cioè, smart working, brutto, brutto, brutto. Allora, mi piace questa cosa, work from anywhere. Bello. Bello, nel senso, adesso è proprio di grande moda, ecco, quelli che certo. Ci ascoltano, se vogliono fare un po', adesso WFA è quello di cui più o meno parlano le aziende. Work from anywhere, ok, va bene, però state attenti.
perché vi potrebbe piacere, ma vi potrebbe mancare tanta la socializzazione, dipendendo anche dal vostro profilo psicometrico. Assolutamente. Oppure potreste odiarlo completamente e cercare di tutto, di fare di tutto per tornare al vecchio ufficio con